In Calabria ci sono ancora problemi, ma nel 2017 abbiamo fatto molti passi in avanti. Lo ha affermato il commissario straordinario dell'ATERP regionale Ambrogio Mascherpa, illustrando la situazione delle politiche della casa in Calabria in una tavola rotonda organizzata a Catanzaro dalla CGIL e dal SUNIA. Continuiamo a fare regolarmente le manutenzioni ordinarie sulle alienazioni, ha proseguito. La legislazione ci consente di spendere fondi sul nostro patrimonio. Sono stati stanziati dal Ministero per le politiche abitative circa 350 milioni, ha proseguito Mascherpa. Alla Calabria dovrebbero spettare circa 10 milioni. Per quanto riguarda le occupazioni abusive in Calabria, Mascherpa ha osservato: a Catanzaro, nella zona di Viale Isonzo, ne abbiamo riscontrate circa il 50%, meno nella zona di Lamezia Terme, dove abbiamo fatto il censimento. Purtroppo, sotto questo aspetto, ha aggiunto il commissario straordinario dell'ATERP regionale, non abbiamo molti altri dati perché per fare il censimento è necessario un apporto delle forze dell'ordine. Per la provincia di Catanzaro abbiamo siglato un protocollo con la prefettura e quindi abbiamo avuto la possibilità di entrare ovunque. Il nostro augurio per il 2018 è fare altri protocolli e quindi avviare il censimento anche a Reggio e Cosenza. E quest'oggi sono stati invitati anche altri due attori, no, importanti in questo ambito, amministrazione comunale e provinciale, ma lei stesso ha sottolineato la mancanza di risorse economiche, si parla di concordato, no, per il canone agevolato, ma anche in quel caso se queste risorse vengono a mancare, in che modo si potrà affrontare non solo per il pubblico e il privato, ma per gli stessi studenti? Assolutamente sì, il problema delle risorse è fondamentale ed insieme a questo io però aggiungerei anche un'altra cosa, anche la capacità di spesa delle risorse attualmente disponibili è altrettanto importante perché molto spesso vengono stanziati fondi che non vengono utilizzati o vengono utilizzati in ritardo e questo naturalmente fa sì che a livello centrale, visto la scarsità generale di risorse, poi si tenda a considerare questo come un settore non d'emergenza. Non è così purtroppo. Quindi diciamo che servono entrambe le cose, serve sia un investimento forte da parte dello Stato centrale, sia una maggiore capacità, maggiore e più razionale capacità di spesa da parte degli enti locali, regioni, comuni, province e quant'altro.